qua l'evidenza dell'aurora boreale di questa notte, poco prima del transito meridiano di Fomalhaut. Queste sono le luci del nord, questo è il nord dall'osservatorio di Asiago. E non era visibile a occhio nudo perché queste immagini hanno una posa di circa 30 secondi, sono webcam, ma sono specializzate per fare immagini stellari, infatti si vedono stelle di magnitudine abbastanza avanti. Nel movimento questa situazione si vede bene, è durata un pochettino, rapido passaggio, si mantiene ancora per un po' e poi sparisce. Questo video si può trovare nel fino alla levata di Betelgeuse. Tutto sommato è durata un bel po' questa aurora, dalla levata di Giove, poi piano piano ancora fino alla levata di Betelgeuse. No, tutto sommato è andata avanti, da mescolarsi con l'aurora vera. Dopo il tramonto di Arturo e prima della levata di Betelgeuse c'è stata aurora boreale. Se andiamo a vedere invece quello che è mostrato, no, a EGAR, questo è il sito, ma al telescopio più basso, quello che sta a Pennar, a 1100 metri. Questa è la notte di Pennar, questo è il sole che va giù, quella direzione nord è qui, è giù. Poi negli archivi si può ritrovare, però non lo so, in quelli di EGAR, per questo che faccio una ritrasmissione. Sarà la notte delle stelle cadenti, io ho osservato fino quasi a luna, cioè, se ne vedono le stelle cadenti, non si vedevano qui da Padova, né che meno l'aurora. E qui ha giocato forse un ruolo determinante l'inquinamento luminoso, che abbiamo detto dal tramonto di Arturo. Arturo tramonta, ecco, qui è iniziata l'aurora, ma non si vede. E sorge Betelgeuse, quindi non era visibile alla posizione del telescopio Galileo. L'inquinamento luminoso ha giocato un ruolo abbastanza pesante. Qui le nuvole sono totalmente illuminate dalla pianura padana. E questo è quanto riguarda l'aurora boreale, 12 agosto 2024. Possiamo guardare anche le previsioni della NASA che prevedevano per il 12 agosto una crescita dopo la mezzanotte. Poi ci sono due picchi che saranno oggi, ma la crescita arrivava a un 15% di quello che è stato il valore di maggio. Per cui difficile capire se era visibile o no il quadro, addirittura c'era un minimo alla mezzanotte, tutti quindi alle 2 c'è stata la guerra. Grazie per l'attenzione.